Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Regà, sono usciti dei nuovi componenti, dei nuovi vestiti e allora facciamo un outfit nuovo. Guardate che bomba, petto invisibile ragazzi, con le spalline, tutto in tinta, siamo belli focosi oggi. Quindi per chi vuole fare ragazzi questo outfit, inizia insieme a me il video. Quindi possiamo partire ragazzi, io direi dalla parte alta, quindi andiamo subito a cercare la maglietta da trafficante ragazzi e mettiamo quella gialla che normalmente è sempre la prima, la seconda ragazzi. Quindi a questo punto torniamo indietro e andiamo a cercare giacche Demin ragazzi, che sono praticamente queste qua nuove. Una volta che abbiamo cercato giacche Demin, le abbiamo trovate ragazzi, eccole qua, ci mettiamo fiamma rossa, fiamme rosse. Guardate comunque che bomba che sono tutte le altre ragazzi. Porterò anche un altro outfit magari in tinta con un altro colore. Quindi a questo punto, una volta messa la giacca questa col fuoco raga, dobbiamo semplicemente andare dalla parte bassa dell'outfit. Quindi andiamo a cercare jeans designer, che è l'ultima voce, e ci andiamo a mettere questi fiammone neri ragazzi. Una volta che abbiamo messo anche i pantaloni, dovremo uscire dal menu dei pantaloni e andare qua dalle scarpette. Andiamo su scarpette di tela raga e ci andiamo a mettere queste a quadri bianche basse, le slab ragazzi, come su Minecraft. Quindi a questo punto cosa possiamo fare? Andiamo a metterci un paio di guanti, questi qua rossi e neri raga, io li consiglio. E ovviamente non può mancare il papillon, perché il papillon raga sotto questo periodo ci vuole. Quindi una volta messi i guanti, una volta messo il papillon raga, possiamo andare a salvarci l'outfit. Non guardate che c'è paracadute e il casco, perché tanto ora levo tutto, così vi faccio vedere come farlo anche voi. Quindi a questo punto, una volta che io mi sono tolto tutto, possiamo andarci a salvare l'outfit ragazzi così com'è. Mi raccomando, salviamolo o nel primo slot raga o nell'ultimo slot, perché dobbiamo entrare nell'affare G o in profilo basso per fare il merge. Quindi una volta salvato raga, o nel primo o nell'ultimo slot, ripeto, andiamo a metterci la tuta da scienziato pazzo. Una volta che ci siamo indossati la tuta, indovinate un po', ce ne andremo dal cannocchiale raga. Potete andare nell'appartamento dove volete, io andrò a quello in spiaggia. Intanto ragazzi, a questo punto vi voglio ricordare di iscriversi ragazzi a questo contest, link in descrizione del gruppo Telegram, dovrete entrare, scegliere un numero, scrivere la vostra chiocciola e noi faremo tutto il resto ragazzi. Quindi una volta che sono finiti i posti, che sono esauriti, vi informerò della data dell'estrazione. Ovviamente in live lo faremo assieme ragazzi. Quindi mi raccomando, se volete vincere un account per Xbox, Xbox One, Xbox Next Gen, PS5, no PS4 raga, mi dispiace, dovete entrare in questo gruppo e iscrivervi. Quindi a questo punto, una volta arrivati qua dal cannocchiale, corriamo verso il cannocchiale, clicchiamo freccia destra, teniamo premuto touchpad o menu interazione ragazzi. Se vi fa questa animazione non vi siete buggati. Quindi riproviamo, corriamo freccia destra, teniamo premuto menu interazione o touchpad ragazzi. Se ci fa di nuovo sta cazzo di animazione non ci siamo buggati. Quindi ritentiamo, a sto giro ci sono riuscito ragazzi e ci andiamo a selezionare l'outfit che stiamo facendo. Quindi a questo punto ci si buggerà la maschera sopra. Adesso non ci resta altro che andarci a salvare l'outfit. Dove andiamo a salvarlo ragazzi? Possiamo andare qua dal negozio di maschere, oppure andare direttamente da Amunation come faccio io. Così quando andremo ora ad avviare il lavoro da titano siamo già lì. Quindi andate dal vestiario, freccetta destra, e vi salvate l'outfit sempre nel primo slot o nell'ultimo slot raga, è fondamentale. Una volta fatto ciò, menu di pausa, online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano.
E una volta che siamo, ragazzi, in questa situazione, dobbiamo avviare il lavoro a titano normalmente, senza tante cazzatine, quindi anche da soli. E quindi, una volta che siamo spawnati dentro il lavoro da titano, regà, semplicemente ci dobbiamo girare, andare qua nei vestiti e salvare l'outfit sempre nello stesso slot, o nel primo o nell'ultimo, ragazzi. E una volta che abbiamo salvato l'outfit, semplicemente quittare l'attività facendo AXA o X quadrato X se giocate da play, ragazzi. E a questo punto, una volta che spawneremo in lobby, dobbiamo andarcene, ragazzi, da LS Autoraduno. Perché andiamo da LS Autoraduno? Perché andremo a prendere le tute di Ao, che hanno le spalline colorate, raga, e con questo outfit ci sta una bomba. Quindi, una volta che siamo arrivati da LS Autoraduno, raga, andiamo qui dalla donnicciola e ci andiamo a comprare una tuta. Raga, io userò questa che state vedendo, che mi piace, che c'ha i quadratini sulle spalline. Voi fate come volete, io vi do il metodo e voi lo usate come vi pare e piace. Quindi a questo punto, una volta indossata la tuta, dobbiamo andare ad avviare l'attività merge. Oppure, se non ce l'avete e non potete aggiungerla, potete farvi invitare da un vostro amico che ce l'ha. L'importante è che quando andiamo ad avviare l'attività, in questo caso basso profilo, una volta che siamo dentro la lobby, mettiamo completi salvati. Perché se non mettiamo completi salvati, ragazzi, non ci spawnano i nostri vestiti, ci spawnano quelli del gioco e non possiamo fare una beata minchia. Quindi, una volta dentro lobby, una volta che abbiamo messo completi salvati, una volta che è entrato un nostro amico per startarla insieme a lui, perché da sola non si può avviare questa attività, e siamo in questa schermata, se abbiamo messo l'outfit nel primo posto, clicchiamo una volta freccia destra e A. Se invece avete messo l'outfit nell'ultimo posto, dovrete mettere freccia sinistra e A o X, ovviamente se giocate da play, ragazzi. A questo punto skippatevi il video perché è un assussamento di Wallera. E a questo punto, una volta che siamo nell'attività, non ci resterà altro che quittare l'attività. Come quittiamo l'attività? Con il telefono, raga. Aprendo il telefono, facendo AXA o X quadrato X se giocate da play. E a questo punto, una volta che siamo spawnati, raga, in free mode, ci dirigiamo in un qualsiasi veicolo nostro del civile, diventiamo membri o del CEO o dell'MC, ragazzi. E una volta che siamo riusciti a diventare membri o del CEO e dell'MC, andiamo sullo stile del CEO o dell'MC, ragazzi, da dentro il veicolo, lo mettiamo e lo togliamo. Scendiamo dal veicolo e sbadabam, avremo messo le spalline e avremo anche il petto invisibile. Quindi, ragazzi, a questo punto, se volete, potete andare a mettere anche il badge della IAA, ragazzi. Vi lascio il link nella descrizione se non l'avete visto. E ovviamente, dopo aver messo il badge, dovremmo andarci a salvare l'outfit. Ora, ragazzi, ce lo salviamo dove ci pare. Io lo salverò qua. Guardate che carino, già con il papillon e tutto il resto, raga. È veramente carino. Cosa andiamo a fare? Raga, io ci ho messo il casco da moto e ci ho mergiato sotto la mascherina, quella del coniglio di San Valentino, di che cavolo era, ora non ricordo. Quindi mi vado a indossare, come state guardando, la maschera, quella di San Valentino, che c'ha il nasone lungo, lunghissimo, che è brutta. Però quando poi ci bagliamo, ragazzi, e ci mettiamo sopra il caschetto, il naso diventerà più corto, quindi forse non dirà più bugie questo personaggio. Vabbè, potevo anche evitarla forse questa. Comunque sia, guardate, è già più carino senza quel nasone, sempre storto, un pochettino da Befana, raga. Comunque vi faccio anche vedere che se fate la stessa cosa che abbiamo appena visto ora, col casco e la maschera, con la maschera quella da coniglietta e il casco da motocross, si presenterà in questa maniera. Ve lo faccio vedere che ce l'ho già salvato, ragazzi, guardate che bomba. Quindi a questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove, ragazzi, non fate come certa gente che si suicida mentre faccio i video. E alla prossima, bella, regà.
Ah raga, dimenticavo, account nuovi, prezzi bassissimi, trasferibili. Cosa state facendo ancora lì? Contattatemi, perché ragazzi sono rimasti veramente pochi quelli da trasferire istantaneamente. Quindi lascia un like, lascia un commento, supporta Xavix, metti mi piace e alla prossima. Sbada bam.